Bitcoin non riesce a salire sopra i livelli di resistenza, non riesce ad iniziare una bull run perché deve ancora chiudere il gap che si è andato a creare sul CME, la borsa relativa ai futures regolamentati, quelli a Wall Street, e deve andare a chiudere quel gap che è intorno ai 9.700 dollari e per questo non risale. È vera o falsa un'affermazione del genere? Bene ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video di lunedì. Un video in cui facciamo un po' il punto della situazione su cosa è un gap, che cosa è il gap di prezzo relativamente agli strumenti finanziari, come si crea un gap, da cosa dipende. Analizziamo più o meno quello che è il fondo di questa teoria che dice che i gap di prezzo vanno chiusi dal mercato. È una teoria vecchissima, intanto ragazzi, è una teoria che è nata, diciamo, con l'analisi tecnica, quindi in pratica è veramente molto molto vecchia. Nei mercati hold ci sono stati tanti casi in cui questi famosi gap sono andati a essere chiusi o meno, e tanti altri no, ragazzi, lo vedremo in questo video. E vi faccio anche capire che anni fa, per esempio, si parlava di queste strategie relativamente proprio alla close dei gap. Però, come si sa, la storia si ripete ancora una volta con i mercati emergenti relativi alle criptovalute, ritorna questo fantasma del gap, deve chiudere, non deve chiudere. Ma nel settore criptovalute il gap è una cosa differente rispetto a quello che abbiamo nei gap del mercato hold, perché c'è una differenza piccolina di cui ne parliamo oggi, ve la svelo oggi. Quindi, a vedere la teoria del gap, andiamo a spostarci sul grafico per vedere Bitcoin cosa sta facendo e dove sta questo gap del CME, quindi dove dovrebbe andare, e ci chiediamo se è possibile o non è possibile, e poi vi spiego anche questa differenza dei gap relativamente al mercato cripto rispetto al mercato hold. Allora, intanto ragazzi, il gap di prezzo è semplicemente una differenza fra un valore di prezzo e quello successivo, immediatamente successivo, quindi nel tempo sul grafico successivo, ed è molto distante. Ve lo faccio vedere graficamente perché è più facile capire, a livello grafico. Vi mostro direttamente il grafico di Bitcoin sul CME, perché sul grafico regolamentato di Bitcoin il gap, ragazzi, non lo possiamo vedere per un motivo che vi dico tra un po'. Allora, questo qui, vedete ragazzi, la chiusura del giorno 24 luglio e l'apertura del giorno 27, perché il CME è chiuso il weekend. Qui si genera un gap, questo spazio tra due prezzi, quindi l'ultimo battuto nella giornata del 24 di luglio e il primo battuto all'apertura della giornata del 27 luglio, questi due prezzi, 1 e 2, ragazzi, formano un gap. Questo quindi è il gap di cui stiamo parlando. La teoria dice che questo gap di prezzo, il mercato lo va a chiudere, cioè lo va a chiudere nei giorni successivi. Quindi praticamente doveva andare su e poi andare di nuovo giù, andare a chiudere questo gap di prezzo. Ci sono poi diversi tipi di chiusure del gap, non mi dilungo ragazzi perché altrimenti il video non finisce più e facciamo una lezione di trading, e non è questo il concetto, è solo a spiegarvi, sto cercando solo di spiegarvi che cos'è tecnicamente, poi andiamo anche a cercare di capire quali sono le caratteristiche, che rendono questo gap, esistente. Allora, la prima è in maniera chiara, ragazzi, è questa: il gap si genera solo ed esclusivamente quando un mercato fa delle pause, cioè quando c'è una pausa temporale. Immaginate in questo caso il weekend delle borse regolamentate che sono chiuse, mentre non avviene la stessa cosa sui mercati delle criptovalute, perché sono open 24 su 24, quindi non si possono generare gap. Però in realtà, se dovessi dire tecnicamente questa cosa, vi dovrei anche aggiungere che il gap è generabile anche nei mercati criptovalute quando cambia la candela, cioè quando si passa per esempio da un giorno al giorno successivo, si può generare un gap in quei secondi, ragazzi, che distanziano la chiusura della giornata alla mezzanotte, le due italiane per intenderci,
con il prezzo di Open. Quando si verifica? Si verifica sulle altcoin, per esempio, piccole, sottili. Queste altcoin che hanno pochi volumi, ragazzi, possono anche modificare il prezzo di chiusura e di apertura della candela giornaliera, quindi a distanza di pochi secondi, lo possono anche modificare, per esempio, dell'1%. In quel caso si genera un gap dovuto proprio all'assenza dei volumi. Quindi i gap sono un po' ovunque, però quello di cui parliamo oggi è il gap temporale, cioè quello che avviene sui future perché le borse sono chiuse. Sono chiuse il weekend, quindi cosa succede? Che il weekend i mercati pensano e ragionano in un determinato modo, chiudono la giornata ad un livello di prezzo, poi lunedì magari durante il weekend sono cambiate delle cose perché è venuta una notizia, c'è stato un problema, c'è stata una scoperta, qualsiasi cosa, quindi cambiano le notizie, cambia l'humor dei mercati e a quel punto la mattina si svegliano con un prezzo differente e generano un gap, ragazzi. Per esempio il gap che mi ricordo, un terribile gap, fu quando la Grecia durante la grande crisi europea fece il referendum e poi vinse l'uscita dall'euro, che poi ovviamente sapete come è andata a finire, e quel giorno lì i mercati aprirono a meno 10, quindi fu un gap gigantesco, ragazzi, proprio perché queste cose si fanno a mercati chiusi. Su Bitcoin, essendo quotato sulle borse del CME, si generano questi gap. Allora, recentemente ha ripreso vigore questa teoria dei gap di Bitcoin proprio perché sui mercati cripto, proprio perché l'apertura con i future ha dato la possibilità di vedere dei gap, perché prima su Bitcoin, appunto, ragazzi, non c'erano questi gap, o se c'erano erano microscopici, di qualche dollaro, come quelli che vi ho spiegato prima. In questo caso, da quando hanno creato questo future, ragazzi, ci sono stati una serie di gap. Guardate qui, per esempio, questo è un gap magnifico nella giornata del 8 maggio e l'apertura all'11. Vedete il gap del weekend da qui, che aveva chiuso, poi durante il weekend Bitcoin è crollato e quindi la borsa poi ha aperto ad un prezzo più basso, ma in 3 giorni, 4, è andata a chiudere esattamente il gap prima di ritornare alla sua naturale oscillazione. Questo è il concetto della teoria del gap. Andiamo a vedere quindi a questo punto se è una teoria sensata o meno. Per rispondere a questa domanda dobbiamo ragionare un po' sul perché si viene a generare un gap. Ve l'ho già accennato, però lo ripetiamo. Allora, il gap si genera, ragazzi, perché cambia l'emotività del mercato. Quindi da un momento all'altro, durante il weekend, durante i giorni di pausa, ma per esempio anche quando i mercati sono chiusi, la notte, per esempio, il mercato italiano, ragazzi, tecnicamente chiude alle 8:30 con l'after hour, ma in teoria chiude prima. E quando chiude, per esempio, il mercato italiano, si può generare un gap. Quindi alcune borse chiudono a un determinato orario, altre ad altri orari. Quindi si generano queste serie di gap perché i mercati cambiano umore. Quindi il gap, ragazzi, per una buona parte, 80-90%, è generato sostanzialmente da emotività. È generato da emotività perché magari le aspettative relative ad un determinato strumento sono cambiate durante pochi giorni, ma capite bene che se cambiano delle aspettative a meno di gravi situazioni come quelle che vi ho detto prima, per esempio della Grecia, oppure un evento Covid come quello che abbiamo visto, insomma, a meno di gravi situazioni, ragazzi, durante le giornate normali l'emotività cambia semplicemente perché gli operatori si sono svegliati con la luna nera o meno. E quindi il problema è questo: se il gap avviene per una cosa che è un evento esogeno importante che noi dobbiamo tenere in considerazione, come appunto un evento Covid, una crisi europea, il presidente degli Stati Uniti in un nuovo eletto, che piace o non piace al mercato, quindi eventi che sono materialmente riconducibili a un cambio reale di qualcosa, ragazzi, allora a quel punto il gap è di natura più importante, quindi potrebbe magari durare per più tempo. Se invece è di natura emotiva, sostanzialmente, ragazzi, il mercato lo va a chiudere, a colmare. Perché? Perché vuol dire che il prezzo di apertura è sbagliato, sostanzialmente, perché è mosso da questioni emotive, non mosso magari da questioni di natura reale. Qual è il problema relativo ai mercati cripto, sul quale io sto ancora ragionando, ma avendo pochi dati storici, in quanto il CME è aperto da soli 2 anni, quindi non è che ci siano grandi dati storici relativamente a questi gap sul mercato cripto. Il problema è che rispetto ai mercati hold, i mercati criptovalute
Ragazzi, quelli veri non sono quelli dei future, ma sono quelli degli exchange, perché Bitcoin è un valore vero, un valore esistente nei mercati blockchain. Quindi se noi andiamo a guardare il future, in realtà stiamo guardando una fotografia di un'altra cosa. Questa è la prima volta che avviene qui, insomma, a parte con loro, ragazzi, però è la prima volta che avviene una cosa del genere, perché la vera, il vero valore di scambio di Bitcoin è quello che noi leggiamo sugli exchange, non quello che vediamo sui futures. I futures servono in questo caso proprio a tradare Bitcoin senza passare dall'exchange e tradarne anche in grandi quantità. Però dobbiamo tenere in conto di questa cosa, ragazzi. Quindi il problema del gap è duplice sul mercato criptovalute, perché bisogna analizzare se il gap sul mercato delle criptovalute è dovuto a una questione di emotività oppure no, e in questo caso può essere anche no, in quanto l'exchange, che è la fata padrona, che è il vero indicatore del prezzo di Bitcoin, è l'exchange che dice quanto vale il prezzo, i futures devono stargli dietro. Quindi cosa è successo in pratica nella giornata del 24 luglio, ragazzi, nel famoso gap incriminato che ancora Bitcoin non ha chiuso? Allora, è successo che poi durante la fase di weekend si è spostato il prezzo, ma non si è spostato tanto, si è spostato dalla close che era qui più o meno, vi dico subito la quotazione, era intorno ai 9600, si è spostato a un opening di 9900, quindi sono $300. Il gap, ragazzi, è $300, questo è il gap in questione che stiamo tenendo in considerazione. Quindi non è un gap importante come questo che vi ho fatto vedere prima, per esempio, che invece è tutt'altro che di questa entità, perché qui siamo da $10,000 a un opening di $8,820, $1,200 di gap, ragazzi. Allora, quello è un gap serio, questo è un gappettino piccolino che si è andato a creare perché? Perché durante il weekend gli exchange hanno quotato poi Bitcoin $300 sopra, quindi semplicemente circa il 3% in più. Ora, il problema di fondo è andare a capire: questo gap può essere colmato ed è realistico considerare una teoria che mi dà un'indicazione strategica e dice: io non opero sui mercati delle criptovalute long, perché fin tanto che non vanno a chiudere questo gappettino che si è creato sul grafico del CME, loro non possono salire. Allora, intanto questo concetto è totalmente inventato, perché da un punto di vista di dati non ne abbiamo, ragazzi, sufficientemente. Però è anche vero che esiste uno storico sui mercati hold, e questo storico ci indica che nella stragrande maggioranza dei casi i gap vengono chiusi. Ora, i gap vengono chiusi, aggiungerei io, quando sono quasi sempre formati da slanci di natura emotiva. Se noi analizziamo in questo caso Bitcoin, vediamo che in effetti il gap di luglio, ragazzi, che sono 2 mesi che sta in piedi, non è stato chiuso velocemente dai mercati per 2 motivi. Primo, è troppo piccolo, e allora un gap piccolo sui mercati delle criptovalute ha molta meno valenza, perché come vi ho spiegato il mercato cripto, quello vero, è quello dell'exchange, e quindi è quello che fa il prezzo, non il future. Però è anche vero che sui future ci sono gli istituzionali, ed essendo il mercato cripto un mercato fortemente manipolato perché troppo piccolo, l'opinione degli istituzionali va presa in considerazione. Quindi, ragazzi, allora, quando fate queste teorie, quando ragionate su queste teorie un po' in maniera sempliciotta, ricordatevi che dietro c'è una storia, una grande storia poi da raccontare, se vogliamo effettivamente comprendere quello che stiamo dicendo. Allora, in questo caso il gap in questione, secondo me, per la ripartenza dei mercati non ha grande validità, perché sono intanto il 3%, quindi soltanto un poco di oscillazione, quindi di differenza, non è un grande prezzo, e gli istituzionali di una cifra del genere non se ne fregano un tubo, ragazzi. E poi per il semplice fatto che qui, vedete, il mercato ci è andato vicino, perché è sceso a 9.850 con il gap che sarebbe a 9.660. Quindi ancora una volta, questo livello tecnicamente, ragazzi,
Forse può essere già considerata una chiusura del gap perché è già stata ridotta ulteriormente questa forchetta. Quindi il fatto che Bitcoin non faccia una bull run perché c'è questo gappettino qui aperto è una idea strampalata a mio avviso. Ma in questo caso, ragazzi, quindi non legato al discorso della teoria dei gap, che invece quella sta in piedi se guardiamo un po' di dati storici, però analizziamo un po' anche le situazioni. Con una mentalità un po' più aperta ci possiamo rendere conto che in effetti qui questo gap magari non è stato chiuso solo tecnicamente per qualche dollaro, quindi ragazzi è un gap fittizio. Più che altro dobbiamo analizzare Bitcoin da altri punti di vista, dove magari nei miei grafici l'ho spiegato già diverse volte, quello che sta tenendo giù Bitcoin non è tanto il gap che è aperto in queste zone più o meno, vedete, questa era la giornata famosa del 25-26 luglio, si crea questo gap in queste 2 giornate, quindi non è che qui il mercato non ci va su perché deve andare qui a prendere questi prezzi, perché semplicemente non ne ha la forza, e questo potrebbe indicare che ciclicamente, quindi ancora la fase ciclica che racchiude tutto l'insieme delle informazioni, tutto l'insieme delle emotività e anche questi discorsi dei gap, racchiude un po' tutto. È per questo che funziona molto bene sui mercati crypto, magari non dà ancora la spinta, ragazzi. Soprattutto è molto rilevante invece considerare range di prezzo, magari anche intorno al gap in questione, ma sono range di prezzo, quindi non proprio il gap alla lettera, quindi al dollaro. E qui i range di prezzo mi trovano d'accordo perché questa fase, vedete, ragazzi, tutta questa fase è una super barra di supporto di Bitcoin che è esattamente intorno ai 9.008 che corrispondono più o meno al gap del CME. Quindi in questo caso ha senso ragionare sul dire se Bitcoin non ritorna a testare questo livello di supporto e dire ok, questo è forte, prendo le mie forze per tornare a fare un trend rialzista e può fare una cosa del genere. Sapete bene ormai che questa è la mia view principale in questi giorni, a meno che Bitcoin non vada sopra questo livello, quindi sopra 11.200. Se Bitcoin non va sopra 11.200, io penso che possa andare in effetti a fare questo testing di chiusura ciclica mensile, che però, vi dico francamente, stenta anche ad arrivare. I mercati li vedo abbastanza forti e Bitcoin è abbastanza forte in questo momento. Anche se, ragazzi, non bisogna mai dire mai con le cripto perché potrebbero fare boom in mezz'ora, quindi ok, andare a farci questa famosa chiusura. Quindi, per riassumere e chiudere il video, gap sì, gap no, la teoria del gap esiste. Usiamo sempre la testa quando ragioniamo su queste teorie, mai semplicità, mai semplificare in maniera eccessiva le cose, quindi ok. Semplicità, ragazzi, che è la diciamo fondamentale, sapete bene il mio timbro, quindi l'assenza della confusione, togliere le informazioni, e il minimalismo nel trading, però ricordatevi sempre di ragionare un po'. Quindi in questo caso gap 9.660 non fa partire Bitcoin. No, non c'entra assolutamente niente. Fatemi sapere cosa ne pensate voi invece. Tutti i gap l'hanno chiusi. Usate una strategia sui gap? Sì o no? Vi piace o non vi piace? Scrivetemelo come sempre nei commenti, oltre al pollicione. Ciao, buon inizio settimana!